Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Io sono Marco, benvenuti e bentornati nel mio canale. Come sempre vi invito a iscrivervi e a lasciarmi commenti e suggerimenti. In questo video vedremo come navigare nello spazio 3D in Cinema 4D. Per muovervi intorno, o meglio per muovere la vostra camera nello spazio 3D, dovrete usare il tasto 1, 2 o 3 della vostra tastiera, il più delle volte insieme al tasto sinistro del vostro mouse. Se tenete premuto il tasto numero 1 e cliccate il tasto sinistro tenendolo premuto e lo trascinate intorno, questo si chiama panning. Se tenete premuto il tasto numero 2 e poi cliccate e tenete premuto il tasto sinistro e trascinate, potete zoomare avanti e zoomare indietro. Invece, se tenete premuto il tasto numero 3 e cliccate con il tasto sinistro, potete muovervi intorno allo spazio e questo si chiama orbiting. Ok, avrete notato queste tre frecce rossa, verde e blu? E questi sono gli assi del vostro spazio 3D. Vedete, c'è un asse X, asse Y e asse Z. Vedete che tutti questi asse hanno una direzione precisa. L'asse X punterà sempre da sinistra a destra, mentre l'asse Y punterà sempre sopra e sotto, e l'asse Z punterà sempre indietro e oltre. Se dimenticate queste abbreviazioni, quella del tasto 1, del tasto 2, del tasto 3, che sono molto utili, quindi vi consiglio di non scordarli, se andate nell'angolo in alto a destra del vostro viewport avete questi tasti e vedete se cliccate il primo e trascinate è come usare il tasto numero 1, se cliccate il secondo è come usare il tasto numero 2, eccetera. C'è anche un ultimo bottone che è come il tasto di mezzo che trovate nel vostro mouse, se avete il mouse con la rotella. Se lo cliccate vi mostrerà i diversi tipi di viste prospettiche. E per esempio vedrete quella dall'alto, quella a destra, quella davanti, quella frontale. Con questo potrete vedere tutti i punti di vista che si chiamano punti di vista ortografici e vi serviranno quando dovrete essere estremamente precisi a modellare e animare. E un altro modo per vedere queste finestre è con il tasto F5. E poi se premete per esempio F1, F2, F3, F4, F5, potete vedere singolarmente ogni prospettiva diversa. Questo è tutto per questo video, come sempre vi invito a iscrivervi, a lasciarmi commenti e suggerimenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!